Luciano D'Alfonso viene assolto. Si chiude il processo che aveva causato l'interruzione del suo percorso di sindaco di Pescara. E dopo aver ringraziato la magistratura, parla del rammarico nel pensare a come sarebbe cambiata Pescara se questa vicenda giudiziaria non l'avesse coinvolto, facendo poi un elenco di infrastrutture che oggi sarebbero a disposizione della città. Della stessa idea però non è il centrodestra, che ha invece portato avanti 5 anni di mandato dopo il governatore d'Abruzzo. Io credo che purtroppo sarebbe stata diversa, nel senso che quello che dice D'Alfonso è oggettivamente vero, nel senso che c'è stata un'interruzione traumatica della sua amministrazione, ma io non sono affatto convinto che le scelte che lui stava portando avanti fossero le scelte giuste per la città di Pescara. Voglio ricordare che il suo progetto sull'area di Risulta immaginava di concedere a un privato per 30 anni la gestione di mezza città, sia per quanto riguarda i parcheggi, sia per quanto riguarda la gestione delle zone a traffico limitato. 30 anni, quindi più di una generazione. Voglio ricordare che sul piano urbanistico stava portando avanti una serie di accordi di programma che avrebbero cementificato le aree più pregiate della città, quelle in cui noi per esempio abbiamo realizzato parcheggi pubblici come a Piazza Duca. Lui le immaginava invece coperte da qualche grattacielo. Ecco, rispetto a tutto questo io non ho assolutamente rimorsi per il fatto che non abbia più governato. Sono, come dire, assolutamente dispiaciuto rispetto al fatto che ci sia stata l'interruzione traumatica, perché penso che le amministrazioni debbano essere scelte dai cittadini quando si va a votare, e questo è un principio al quale io non cercherò di non sottrarmi mai, no, per quanto mi riguarda nelle valutazioni che faccio, ma la mia valutazione politica sull'amministrazione D'Alfonso era e resta negativa. Ho appena ricordato alcuni aspetti centrali. Oggi discutiamo la delibera sui cimiteri, anche lì dalla sera alla mattina le tariffe sono schizzate in alto del 40% nel passaggio dalla gestione pubblica a quella privata. Ricordo gli anni della gestione del personale dentro il comune di Pescara, che francamente non rimpiango. Insomma, un modello di governo che per quanto mi riguarda non era un modello positivo, era un modello negativo, e quindi la mia critica politica c'era prima, continua a esserci anche oggi.